Sturno, è stato utile ritrovarsi qui per questo ritiro? Sì, è una bella località, siamo già venuti precedentemente in C2, però adesso ci siamo ritrovati per trovare quella giusta serenità che ci consentirà di affrontare già la partita di sabato con grande fame e cattiveria. È servito questo ritiro? Se sì, a cosa è servito? Beh, è servito a stare di più insieme, a conoscerci ancora meglio perché ci sono giocatori nuovi e quindi bisogna farli amalgamare il più fretta possibile, quindi questa è una cosa molto importante. Senti, trovare prima la tranquillità, ancora prima ecco dalla tattica, degli automatismi in campo. Siete più tranquilli adesso? C'è qualcosa di diverso? Beh, noi, tolto diciamo i risultati, penso che sulle tre partite, diciamo col Catanzaro dovevamo vincere, quindi era una partita dove avevamo disputato una grande prestazione, mentre Pagano e Benevento non abbiamo fatto bene, però adesso c'è ancora tutto il tempo per mettersi in carreggiata, è ovvio che non bisogna perdere più terreno, quindi noi siamo consapevoli di questo, e almeno sotto questo profilo della cattiveria e della fame non ci faremo mancare niente. Senti, dopo questo ritiro che ormai volge al termine, noti una maggiore coesione del gruppo, c'è qualcosa di più? Beh, sì, sicuramente tutti quanti hanno tratto benefici da questo ritiro. Quando il mister ci ha comunicato eravamo tutti contenti perché comunque stare insieme e conoscere ancora di più è qualcosa di importante perché poi te lo ritrovi nel terreno di gioco. Quindi siamo tutti consapevoli che questo ritiro ci ha fatto bene e quindi speriamo che sabato scenderemo in campo con grande fame. Spesso i ritiri sono anche, come dire, noiosi perché alla fine ci si allena e c'è poco da fare in un paese piccolo come questo. Però c'è stata anche l'occasione per confrontarvi su quello che è successo in queste prime 3 giornate. Come l'avete valutata? Come avete descritto questa partenza tra di voi? Beh, sicuramente noi anche quando siamo a Foggia valutiamo, diciamo, le partite, però ancora di più qui perché comunque siamo concentrati maggiormente. Quello che sorge all'occhio è che bisogna mettere fame e cattiveria, perché in questa categoria di squadre che giocano almeno a calcio ci sono paure, oppure nessuna, tranne noi, e quindi prima di mettere la tattica e la tecnica bisogna mettere la fame e la cattiveria. Senti, la difesa in questo periodo sta prendendo sempre tanti gol. C'è una ragione specifica? Come valuti questo periodo della linea difensiva? Se andiamo a valutare e a vedere le statistiche, noi rispetto all'anno scorso subiamo molto di meno. Sarà che abbiamo preso molti gol su palle inattive, questo è vero, bisogna lavorarci molto, però è normale che lì più lavoro individuale. Però tutto sommato, come ho detto prima, se non metti diciamo, la base, che è la cattiveria, la fame, tutto il resto viene da meno, quindi noi ci dobbiamo concentrare prima a scendere in campo per lottare e per sudare la maglia. Poi dopo, ripeto, noi abbiamo un grande allenatore che ci dà una grande idea di gioco, quindi alla fine anche in fase offensiva le occasioni le abbiamo sempre. Senti, a livello personale invece questo inizio, come stai, come ti senti dal punto di vista fisico e le tue prestazioni, come le valuti? Beh, rispetto all'anno scorso sono abbastanza contento perché sto meglio, ho iniziato abbastanza bene anche se i risultati di squadra non sono degli ottimali, però penso che continuando su questo profilo ci possiamo togliere e cercando di migliorare e mettendo fame e determinazione possiamo percorrere quella strada che tutti auspichiamo. Senti, cosa ti senti di dire ai tifosi che in questo momento sono, come dire, delusi del risultato di Benevento e di questo avvio? Beh, io mi sento di dire che come me e come altri ragazzi di Foggia, che sono prima tifosi e poi calciatori, io sono nello stesso, diciamo, nella stessa condizione loro, cioè nel senso che sono
dispiaciuto, arrabbiato, però allo stesso tempo positivo e con la voglia di dimostrare sia io che tutti i miei compagni di che pasta siamo fatti. Quindi loro ci devono stare sempre vicini, anche se il calcio è fatto di risultati e quindi non è mai facile, però se si ama la propria maglia anche nei momenti difficili, anzi soprattutto nei momenti difficili, devono far vedere che loro sono sempre dalla nostra parte, come stanno facendo. Mancate da Foggia da una settimana, sabato che ambiente ti aspetta lo Zaccheria? Io penso che l'ambiente ce lo dobbiamo portare noi dalla nostra parte, indipendentemente dalla situazione che si può venire a creare, però noi scenderemo in campo consapevoli di raggiungere un solo obiettivo, quello di fare bene. Qualche battuta sul Melfi, secondo te come interpreterà la gara il Melfi? Ma io penso che a prescindere da loro noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, quindi o che si chiudono dietro o che ci vengono a prestare altri, noi siamo già preparati su questo e come ho detto prima dobbiamo scendere in campo come se fosse la finale della Coppa del Mondo. Quanto conta la gara contro il Melfi nel vostro cammino, nel vostro campionato? È una gara fondamentale? Le gare sono tutte fondamentali come quelle tre precedenti, quindi noi abbiamo un grande obiettivo e una grande opportunità quest'anno, quello di fare bene, e quindi ogni partita per noi è decisiva, è importante, quindi siamo stati strutturati per fare un grande campionato e tutti quanti siamo consapevoli che dobbiamo portare a termine questo obiettivo. Come pensi che il Foggia può venire fuori da questo momento? Facendo sempre più gruppo, coesione, perché sappiamo che quando si vince è facile, ma quando si perde la fiducia viene meno, però noi siamo, come ho detto prima, siamo consapevoli di quello, della forza che siamo e lo dimostreremo subito già sabato.